Buongiorno a tutti, ben ritrovati sul mio canale. Oggi proseguiamo la nostra avventura su Project Zomboid, in particolare quella col dottor Casa. E tanto vi lascio la intro come sempre, ci rivediamo fra pochissimo e buona visione. Rieccoci, allora, pausa, nebbia e pioggia, una coppiata proprio non buona, però pioggia in realtà adesso non è troppo negativa perché quantomeno ci riempie il serbatoio. Non abbiamo ancora piantato niente, quindi poco, poco non è diciamo positivo al 100%, però vabbè, intanto questo coltello dovremmo buttarlo via. Ci rimangono poi un po' di coltelli, mannaia. E di qua? Perché se poi finiamo anche i coltelli non possiamo manco fare le lance. Coltello da caccia e basta. Ci serviranno anche dei coltellazzi. Vogliamo continuare a fare armi. Qui cosa abbiamo invece? Macete. Vabbè, due mannaie, dai. Un pochettino ce ne abbiamo. Quindi, coltello da caccia, da cucina, via. Ok. Io direi che possiamo equipaggiare una di queste lance. Questa mannaia a sto punto la preserviamo e la mettiamo di qua. La mettiamo di qui e dov'è? Mannaia, mannaia, eccola qua. Tiè, posizioniamola intanto qui e poi basta. Non abbiamo un'altra arma o una mano, no, eh? Altra chiave inglese, vai. A sto punto ce la mettiamo. 6 e 40. Ah, ha smesso di piovere, ma c'è comunque il nebbione. 6 e 40, io direi. Intanto guardiamo se c'è qualcosa da mangiare. E poi, continuiamo un po'. Non il giro attorno, ma ad alzare un po' l'abilità, magari. Cosa abbiamo? Carpentiere che lo stiamo alzando, pronto soccorso, elettrica, meccanica che non è messa male. Elettrica c'è più qualcosa da fare? Non credo, perché ultimamente stavamo levando tutto. Infatti, abbiamo giusto un paio di torce, però per ora teniamole che non sa mai, tanto non è che siano chissà cosa. Ok, intanto ricomincia a piovere. Allora, intanto. Ah, scusa, facciamo una cosa. Sta pentola, intanto. E tutte le bottiglie vuote. Le riempiamo. Questa è piena al 100%, bene. Tanto beviamo. Poi facciamo riempi tutto. Così intanto si riempie. E ci siamo riempiti bene le scorte. Quindi pentola con acqua pulita. Qua abbiamo 10 bottiglie e direi ne teniamo due, ecco due queste qua, tipo. Poi mettiamo tutte le altre via. Posiziona. Abbiamo riempito anche quelle che avrei voluto tenere per fare magari delle Molotov, ma va bene. Al massimo si svuotano, ovviamente. Ok, l'importante è mantenere queste due qua con noi. Ora, qui, cosa ci possiamo fare? Dei pancake? O del riso? O la zuppa? Facciamoci una zuppa. Che è un po' che non la facciamo. Apriamone intanto uno. Prendiamo una pentola. Antidepressivi ne rimangono ben pochi, eh. Quindi facciamo zuppa con zuppa di funghi. E a questo possiamo aggiungere. Ah, una birra possiamo aggiungere, perché no? Sì. E tanto non le usiamo mai, onestamente. Poi possiamo aggiungere.
Solo condimenti per ora. Apriamo anche la seconda zuppa. E poi cosa ci si potrebbe aggiungere? Vediamo. Se ce lo fa aggiungere del mais. Mais, perfetto. E aggiungiamo dell'altra zuppa di funghi. Bene, siamo già a 45, questo diventerà un buon piatto. Aggiungiamo dei cracker. Olio. Perfetto. Direi basta perché onestamente questo non me lo fa aggiungere. Peccato. Basta direi. Non c'è niente di particolarmente utile. Ah, qui abbiamo altre 6 bottiglie d'acqua. Che in realtà sarebbe da posizionare tutte qui. Di acqua si è messi bene. Andiamo ad accendere intanto. Così ci facciamo una bella zuppetta. Accendi fuoco con straccio, scarabocchio più accendino. Vabbè, era meglio fiammifero, ma va bene uguale. E ci abbiamo questa bottiglia vuota che è quella di birra. La mettiamo via anche questa. Posiziona. Poi abbiamo da mettere via questi barattoli di latta, l'apriscatole qui. Cacciavite cosa ci fa? Cosa abbiamo smontato? Boh. Accendino, via. A posto. Tra quanto. Un bel po'. Ok, qui abbiamo poi le chiavi inglesi, la lancia, le due lance in più. Fumiamoci intanto una sigaretta e direi che ci siamo poi. Dobbiamo semplicemente decidere che cosa fare, ma finché c'è la nebbia non ho intenzione di andarmene in giro. Finché c'è nebbia ce ne stiamo fermi. O meglio, fermi, vabbè. Continuiamo a smontare cose magari nelle case qua attorno, ma non giriamo tanto. Ok, tanto nel mentre ci prepariamo facciamo altre cose, tipo cucinare, eccetera. Perfetto. 65 non è malissimo, facciamo 4 ciotole di zuppa. Qui siamo a peso, a proposito. 85 in discesa, molto bene, siamo ancora sovrappeso, ma siamo a tiro. Bevi tutto. Poco, eh. Poco perché ognuno è da solo 16. Va bene, poi queste due le no, ce le portiamo dietro. Vai. A sto punto prendiamo martellone sega e proviamo a spostarci nella casa di fianco. Martellone sega. E quasi quasi si potrebbe provare a fare un secondo raccoglitore. Da mettere qua fuori poi. Ci vorrebbero anche quattro chiodi. Proviamo a portarceli. Ok. E prima di uscire ho una pentola vuota che va riempita. Riempi tutto. Ah, no, le scodelle non volevo, vabbè. Ma va bene così. Appena si riempie la bottiglia. A posto. Posiziona la pentola, qui sì, la bottiglia, la pentola, vabbè. E questa scodella la posso versare? No, è scodella vuota. Vabbè, facciamo così. Posizioniamo qua, tanto scodelle ne ho più di quelle che mi servono, normalmente, una in più. Perfetto. Via.
Vabbè, ma la nebbia è andata via. Ah, se è andata via la nebbia, niente, possiamo andare tranquillamente. Allora, qui c'era un po' di benzina, ma attualmente non ci serve. Qui c'è un generatore, quello che avrei bisogno è della rivista per i generatori e di benzina e di armi. Di armi potremmo continuare a cercare in queste case. Non dovrebbe essere pieno di zombie qua, oppure potremmo spostarci qua verso la scuola. Verso la scuola ci saranno un po' di zombie, ma potrebbe esserci anche qualcosa di interessante. Finiamo intanto questo isolato qua dietro. Così vediamo di completare un po'. Portiamo vicino anche la macchina, va. Per ora benzina un po' ne abbiamo, non dobbiamo fare troppa economia. Però non possiamo neanche sbulaccare per ragionare sul lungo periodo, eh. Così la giriamo già. Qui ci siamo già stati fino più o meno all'uscita di questo qua. Ok. Sì, infatti questa casa dalla prossima possiamo andare. Vediamo se ci sono zombie oppure se sono stati portati via dall'elicottero o dalla migrazione e in qualche modo li abbiamo già fatti fuori, no? Qua ce n'è qualcuno. Dobbiamo comunque cercare di fare un po' di economia di armi, eh? Eccone uno qua, per esempio. Ci ha visto l'altro? Sì. Non ho particolare fretta. Nel senso che ancora un po' di cibo ce l'abbiamo per un po' di giorni, però non possiamo neanche menarcela troppo. È più importante preservare le armi, però, quindi cerchiamo quando possibile di prenderle una alla volta e spingerli. E così non rompere le lance. Perché comunque abbiamo pochissimi coltelli, quindi di conseguenza poche lance. Qui c'è un bel capanno per gli attrezzi, una casseruola. Sembra promettente. Facciamo attenzione. Come sempre. Prima il resto della casa e le porte aperte. Un coltello, molto bene. Quello ci fa comodo. Occhio al piano di sopra. Ok, iniziamo a ripulire. Ombrello chiuso non mi interessa, non ora per quantomeno. Vero che siamo un pochettino in carenza d'armi, ma non così tanto. Ok, magliettina di Prada. Solo per i coltelli in realtà siamo in carenza d'armi, sennò qua basterebbe smantellare tutto e avremo lance a non finire. Ma ovviamente è giusto così, non sono mica per sempre, sennò avremo risorse infinite. Rasoio, niente. Antibiotici e sonnifero, questi li prendiamo. Attualmente non ci servono, ma non si sa mai. No. Allora, qui cosa c'è? Ok. Allora, qui abbiamo già visto tutto, manca solo questo. Poi andiamo a vedere il piano di sotto, mi sembrava un po' più interessante. Trappola livello 1? Boh, sì, però in realtà non so neanche come alzarle, ma vediamo.
Però potrebbe non essere una brutta idea fare delle trappole. Giusto per iniziare a dare un po' di cibo. Siamo dolore normale. Niente mobiletto. Niente. Una bottiglia vuota. Beh, questa la prendiamo. Per ora diventano tutte contenitori di acqua. Fammi vedere questa. No. Vacca, mi interessava il box, niente, non c'è nulla. Qui nemmeno. C'è un berino in questa casa. Allora, beh, il coltello da caccia lo prendiamo. Il coltello da burro, allunghiamo una cosa, una lancia. Prendiamo anche il mattarello per ora. Va bene. È deperibile la bustina da tè? Vedere te? No, non è deperibile, ok. E la marmellata? Ah, è bevande, scusa, ok. No, non è deperibile nessuno delle due. Mi sembrava giusto. Peccato. Questo cibo non era per niente male, ma chiaramente è tutto marcio ormai. Bottiglia d'acqua, via. Qua sopra. Attonno in scatola e basta, ok. E qua è dove siamo stati, dove siamo entrati, e questo è un bagno, niente. 1, 2, 3, nulla. Perfetto. A sto punto proseguiamo di qui. C'è nulla per ora. Di qua sembra tutto abbastanza tranquillo. Ma facciamo prima il giro, come sempre, dell'isolato. No, neanche qua. Chiuso. Chiuso. A questo punto proviamo a passare di qui. Prima controlliamo. C'è un poliziotto qua. Vieni qua. Vieni qua, Ciccio, che prima voglio ripulire bene la zona. C'è qualcuno che batte. Ok. Perfetto. Va bene, niente di che. Almeno l'abbiamo fatto fuori. Sì, è qua dentro. Dai, però. Vedere se riesco a entrare in una. Eccoti qua. Una stanza più vicino a un'uscita. Ok, allora. Solo mappa di Louisville. Allora, controlliamo bene. Prima chiudiamo. Tanto ormai abbiamo l'accesso alla porta. No, sembra che non ci sia nessun altro. Qua sotto almeno. Porte tutte chiuse e andiamo su. Vetro rotto, Sarà il tipello che è sceso. Eccolo, sapevo. L'avevo sentito. Qua ce n'è uno, ma non è lui. O lei. Ok. Va nulla. Ok. No. Così tante ste porte. In una porta interna. Qua forse. Senza il forse. Perfetto. Allora, chiave, non è che me ne serva tantissimo, tanto non pesano, orologio digitale, vai.
Ok, ora qui non dovrebbe esserci nessun altro. Quelle sono le due. Ok. Porca vacca. Fammi vedere qui se c'è qualcosa. Oh, non riesco a passare. Disassembla la scrivania. Sì. Ricomincia a piovere. Oh, buono. Buono. Sta se non mi ci sta più. Facciamo così. Borsa medica secondaria. Ok, vai. E per ora spostiamo dietro. Anche questa. Matita e graffetta, niente. Tutto per nulla, ma abbiamo recuperato due assi. Ispezione 5, mi sembra giusto un filo esagerato. Sta torcia la prendiamo? Scusate, eccomi. Allora. Bella sta custodia per fucile, ma come sempre non mi servono. Comunque era vuota. Forse sarebbe stato meglio far sempre attenzione, ma vabbè. Cotone, prendiamolo. No. Ora non abbiamo grossi problemi di acqua, quindi possiamo tranquillamente ignorare queste zone. Quantomeno per l'acqua, ecco, perché abbiamo due raccoglitori, un po' di riserve. E anche se ora per il cibo ne stiamo usando un bel po', non è un problema. Controlliamo il piano di sotto, dai. Fammi trovare qualcosa. Vuoto. Vuoto totale. Anche questo è vuoto? Niente. Cavolo. Qui in genere non c'è mai niente. Una bottiglia di whisky. Ecco, questa troppo schifo non fa. Ci facciamo una molotov subito. Potrebbe essere un'idea. Dare un po' fuoco, però bisogna poi fare attenzione, perché abbiamo sempre fatto poi dei disastri. Però si potrebbe girare con la macchina, richiamare un po' di zombie e poi dare un po' fuoco, magari una zona un po' più. Bello questo, bello, perché ci facciamo un bel po' di cibi, di piatti. Niente, ok. Praticamente abbiamo trovato solo giusto un pochino di lenticchie e basta. Come cose utili. Anzi, teniamo aperta. Almeno sappiamo che l'abbiamo fatta. 3,40. Ah, quasi quasi. Sì, vediamo sta casa e poi ce ne torniamo indietro. Siamo stanchi? Urca, non pensavo. Qua c'è un po' di cibo. Un po' di scatolame, mi sembra. Qua c'è un tizio. Sì, dai, così finiamo il viaggio, l'isolato. Almeno su questo lato, poi dobbiamo farlo sull'altro, ma va bene. Niente. Oh, che bella sta gippetta. Lì c'è un ognometto, eh. Ciao. Chiuso, cioè, o meglio. Coltello. Non si vede dentro. Non è una casa barricata, però. Sì. Qua sì. Occhio,
Qua già vedo qualcosa di interessante, dei pentolini, dei libri. Fammi vedere, qua è tutto chiuso, sì. Molto bene. E di qua? Pure, ok. Posso andare a vedere al piano di sopra? Però sì, non sembra male. Sembra ci si possa forse trovare qualcosina qua. Bello quel tappeto. Sta radio? Non che mi serva molto adesso, no, però. Non mi spiaceva avere ancora la. Le cose d'emergenza. Va bene. Non abbiamo ottenuto nulla, ma abbiamo fatto un minimo di esperienza. Poca, ma vabbè, meglio che niente anche qua. No. Ecco, topetto lo prendiamo. Poi ne facciamo. Lo mettiamo nelle zuppe. La zuppa di topo ormai è diventata uno dei nostri piatti preferiti. No? Sembra faticato, magari poi ci riposiamo un pochettino, giusto? Ma qua mi sembra che per ora non ci siano zombie. Ok. Giriamo l'ultima camera, che probabilmente è al bagno dietro. Rompirla. Cruciverba, cordless. Beh, questa è tutta roba che smontiamo, non ci sta. Vai piano piano, 02. Taccuino vuoto. Che ci serve? Scatola vuota, no. Niente. Siamo ancora affamati, eh? Mangia. O bevi, quantomeno. Ok. Scendiamo intanto al piano di sotto. Ne abbiamo ancora? Sì. Prima controlliamo di sotto e poi semmai la mangiamo, eh? Prima le porte. La maggior parte erano. Cioè, la maggior parte, alcune erano anche chiuse, quindi. Dalle finestre non vediamo che cosa c'era. Garage? No, questo era il magazzinetto. Il garage è qua dentro, allora. Zero zombie, ma anche zero roba. Ok, iniziamo a perlustrare. Allora, qui non c'è nulla. Vediamo se qui c'è un DVD. No. C'è una cassetta, vabbè. Vabbè, io continuo a schiacciare tasti a caso. Allora, rivista, va bene. Dammela pure. Rivista elettronica, non l'ho letto. Pronto soccorso 1, sì, trappole 3, boh, per ora lo prendiamo, tanto mi sembra che non abbiamo grossi problemi di peso. Che vuol dire non c'è una sega. Ok. Poi proseguiamo, no? No. Olio vegetale, ma sì, dai. Sono sempre condimenti che aiutano ad abbassare la tristezza. Casserola con pasta, questa la sversiamo a terra e ce la prendiamo. Ci prendiamo anche il vasetto. Qui c'è un'altra. Mattarella, vabbè, prendiamolo, dai. Sempre un'arma d'emergenza. Casserola con acqua va bene, un altro vasetto vuoto sarebbe poi da provare a fare quando avremo qualcosa, anche dei sottaceti. Ah, siamo carichissimi. Bevi, in realtà qua possiamo liberarci di un po' di cose pesanti. Tipo sta lancia, perché è qua? Non lo so, questa già pesa un botto che non serve. Scodelle vuote, è pieno. Porca vacca, è pieno anche questo. Ok. Qui ho controllato tutto? Sì, c'è niente. Direi che abbiamo già visto tutto a questo punto. C'era una sega manco qua, beh. Non è che c'era granché, eh. Torniamo a casa a questo punto, controlliamo giusto la cassetta.
notte. E domani vorrei andare qui, onestamente. Andiamo a segnare le case. Ecco, una, due, tre. Allora, un generatore l'abbiamo beccato. Ce ne manca almeno ancora uno, ma manca principalmente la rivista. Perché senza rivista ce ne facciamo un cazzo. Camminiamo pianissimo, eh. Camminiamo così piano. Dai. Una volta che va a terra uno, ritorna sulla. Oh, bene. Occhio. Sapevo che era una minchiata. Va bene. Ok. Ecco, ora siamo assonnati, eh. Quindi dobbiamo tornare indietro, che okay, non c'è nulla qua. Forse perché siamo pesanti, sì, velocità di movimento ridotta, siamo un po' pesanti, va bene. Noi va bene, l'importante è stare un po' larghi, così almeno non attiviamo questi. Raggiungiamo la macchina e ce ne torniamo a casa. Eccoci qui, ciao macchinine. Ci siamo. Passa avanti, via. Perfetto. Giriamo di qui. Ottimo, e direi che andremo a levare tutte queste cose. Allora, per esempio, intanto le scodelle vuote, così ci liberiamo la zona qua sopra. Una e due. Ok, qua tutto. Quindi andiamo a prendere la borsa medica e andiamo a levare intanto il cibo, che pesa un pacco. Quindi questo. E le casseruole spezziamo entrambe, le mettiamo qua, una e due. La bottiglia di whisky la mettiamo qua. Dai, ok. Mattarello, qui ce n'era già un altro, eccolo qua, ce ne sono già due, bene, bene. Vasetti, anche se poi mancano i tappi, li mettiamo qui. E olio vegetale lo mettiamo qua. Poi. E di qua abbiamo elettrica, asse e l'asse lo buttiamo a terra. Chiodi qua. Batteria nell'altro invece. Riviste, velocemente, dai. Questa la teniamo magari che la leggiamo. Trappole tra via, taccuino vuoto via. Poi qui. C'è rimasto qualcosa? A proposito qua, semmai facciamo così. Non ci sta. Facciamo un attimo qua. Rivista cruciverba. Sembra basta. Di qua invece andiamo a mettere un po' di cose. Perché abbiamo la sega intanto. L'asse da mettere a terra. I chiodi qua. I sacchi della spazzatura qui. Ok. Trappole 1. Lance, coltello. Allora, coltello a cucina facciamo così. Mettiamolo qua per ora. Comunque qua in zona. Ok. Trappole. Sì, ci piacerebbe.
trappole 1. Ah cavolo, siamo così stanchi. Solo di corricchiare qua e là. Marmellata. Il topaz. Ah, il topaz è marcio, peccato. Peccato, niente. Allora lo buttiamo il topazzo. E cos'altro abbiamo? Bustina di tè. Il mattarello. E basta? Sembrerebbe, sì. Fammi levare tipo il coltello del pane. Qui. E il coltello da burro lo mettiamo un attimo qua. Poi potrebbe servire giusto per fare delle ricette. Ok. Spostiamoci. Di nuovo senza forze. Qui. Elettrica. Batterie. No, una la teniamo. Una torcia. No, la tengo piena. E basta, direi. Tutta sta roba. Aspetta, una bottiglia vuota sicuramente non mi serve. Poi. Antibiotici, cotone, questo è mai. Diamo un'occhiata domattina. Qua cosa c'è rimasto? Il martellone. Facciamo così. Però è un po' tanto sto peso, eh? Perché sto zaino è già praticamente pieno. Devo fare un po' di selezione e levare qualcosa. E qui ci è rimasto solo il topazzo che lo andiamo a buttare via. Andiamo a buttare via. Eccolo qua, via, ciao. E quindi qua c'è rimasto una bottiglia d'acqua. La mettiamo qua intanto. Quanta acqua. Bene. Poi, in questo kit del pronto soccorso ci mettiamo quello che non ci interessa, ovvero antibiotico, cotone, sonnifero. E basta. Poi, sigarette l'abbiamo, batteria una, la teniamo. Qua non ne abbiamo, vero? Qua abbiamo un coltello a cucina che non serve intanto. Mi occupa peso e basta. Ecco perché non ci stava niente. Sigarette. Ok. Allora, accendino, cacciavite, chiave inglese, tre lance, il martellone lo andiamo a mettere via. Appena facciamo un mini scattino, già è cotto. Torcia, kit pronto soccorso, qua non ce l'abbiamo la torcia, giusto? No, perfetto. Torcia, kit pronto soccorso, diario, rivista. Ok, direi che c'è tutto, però è pesantissimo. Sono 9, sono 5 kg di lance artigianali che pesano un po', eh. Pesano un po'. Sono le 21:40. E oggi mi sa che non ci si allena perché siamo cotti. Siamo cotti. Si legge questa rivista di elettronica. Leggi. Riposa un po' intanto. Se riusciamo a riposare giusto ad allenarci un pochino, meglio. Sì, ce la facciamo. Tanto non abbiamo nient'altro da fare, va bene. Quindi, buttiamo a terra la borsa. Esercizi, burpees, soliti 40 minuti, via. Niente, ne ha fatti 10, vabbè, fai quello che puoi. Almeno facciamo comunque qualcosa. E poi andiamo a scrivere il nostro bel diarietto. Dov'è? Qua. 26 luglio 1993. Sto iniziando a preoccuparmi, ma è meglio non farmi prendere dal panico. Sto perlustrando il vicinato alla ricerca di cose utili. Vorrei aver imparato come accendere uno di quei cosi che forniscono corrente. Sarebbe così utile adesso. Non ho notizie dall'esterno da quasi un mese. Chissà come sta andando negli altri posti. Chissà se c'è ancora qualcuno. Dopo questo, prendiamo il nostro dottor Casa, gli diamo la solita chiave inglese, giusto per essere tranquilli. Buonanotte. E ci rivediamo poi. L'indomani, 18° giorno, 18ª mattina,
Speriamo non ci sia più nebbia, così possiamo magari uscire un po' di più. Dovremmo anche cucinare. 8:20, perfetto per ora. Come sempre, grazie, alla prossima. Ciao ciao.